Carissimi confratelli, fedeli tutti, non vi nascondo l'intima gioia con cui vivo questo momento di particolare grazia, che ci vede raccolti, come ogni anno d'altronde, per commemorare un evento mirabile che ha segnato profondamente la vita di un umile confratello e la storia di questo luogo, della nostra provincia religiosa, del nostro ordine. Saluto con fraterna gioia il ministro provinciale della Calabria, Fra Giovanni Loria, e in modo particolare rivolgo un cordiale benvenuto al confratello Fra Francesco Maria Olivi, giunto dal santuario della Verna, luogo in cui avvenne la stigmatizzazione del poverello di Assisi. Oggi ci consegna, a nome della Fraternità della Verna, una icona che è qui dinanzi ai vostri occhi e rappresenta il fenomeno mistico vissuto dal serafico padre San Francesco e dal suo degno figlio Pio da Pietrelcina. Da qualche anno abbiamo deciso di renderci presenti gli uni agli altri nelle date memorabili del 17 e 20 settembre, per consolidare l'affratellamento, il gemellaggio spirituale di questi due luoghi santi. Nella parte inferiore dell'icona è incastonato un frammento della rupe su cui era adagiato San Francesco il giorno in cui il Signore lo conformò alla sua crocifissione, 17 settembre del 1224. L'anno prossimo celebreremo l'ottavo centenario di questo evento. Grazie, fratello Francesco, per la tua presenza e per questo dono che rimarrà a San Giovanni Rotondo come segno di unione e di comunione dei due luoghi, testimoni di un prodigioso intervento di Dio nella vita di Francesco e Pio. Dunque siamo qui per fare memoria, o meglio per ricordare quanto avvenuto la mattina del 20 settembre di 105 anni fa sul coro della piccola chiesa conventuale di Santa Maria delle Grazie. Padre Pio, sacerdote da soli 8 anni, veniva sorpreso, come abbiamo ascoltato dal suo stesso racconto, dal riposo simile ad un dolce sonno. In quella quiete dei sensi che egli ritiene indescrivibile, nel silenzio e in uno stato di pace si andava operando il prodigio di una crocifissione. Un misterioso personaggio gli si presenta dinanzi e lo atterrisce. Il giovane padre Pio avverte un senso di morte, sente il cuore sbalzare dal petto, e quando questa operazione termina, egli si accorge di avere mani, piedi e costato traforati e grondanti di sangue. Padre Pio si ritrova conformato al personaggio misterioso. Si accorge di portare sul suo corpo, come il serafico padre San Francesco, i segni dell'amato, del Cristo crocifisso. È nel vivo allora di un'esperienza profonda di comunione e di passione, di dolore e di sacrificio. Egli stesso si sentirà confuso e forse indegno di un sì grande dono. Toglierà almeno da me questa confusione, dice sempre nel suo racconto, che sperimento per questi segni. Innalzerò forte la mia voce a lui affinché, misericordia, ritiri da me non lo strazio, non il dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile. Ma i segni esterni, le stimmate, avevano evidentemente un significato preciso, dovevano veicolare un messaggio, rimandare ad una verità più alta
somma, ad un riferimento che getta luce sul segno stesso. La stimmata è un marchio, un segno caratteristico. Quale significato allora possiamo dare a questi segni? Quale marchio ha dunque voluto imprimere il Signore sul suo corpo? Una prima risposta la possiamo trarre da ciò che Padre Pio fece scrivere sull'immaginetta ricordo della sua ordinazione sacerdotale. Con te io sia pel mondo via, verità, vita, e per te sacerdote santo, vittima perfetta. Non erano evidentemente solo belle parole, auspici di circostanza. Egli avvertiva fortemente questo anelito. Nella lettera che scriverà a Padre Benedetto qualche mese dopo la sua ordinazione, il 29 novembre 1910, ad un certo punto Padre Pio così scrive: «Ed ora, poi, vengo, Padre mio, a chiederle un permesso. Da parecchio tempo sento in me un bisogno, cioè di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti. Questo desiderio è andato crescendo sempre di più nel mio cuore, tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte passione». E dopo aver chiesto il permesso, confessa al suo direttore spirituale: «L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e le anime purganti, anche centuplicandoli su di me, perché converta e salvi i peccatori ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Ma ora vorrei fargliela al Signore, questa offerta, con la sua obbedienza». Le stimmate, dunque, possiamo leggerle come il segno evidente della sua offerta vittimale. Sono il segno evidente del suo profondo desiderio di essere conforme a Cristo, vera vittima e vera offerta gradita a Dio. Sono dunque i marchi della vera vittima e dell'unica vera offerta. Le piaghe di Cristo nella vicenda umana e spirituale di Padre Pio sono state, come scrive uno dei suoi maggiori biografi, Fernando D'Ariese, credenziali della missione grandissima che avrebbe dovuto compiere. Le stimmate di Padre Pio sono credenziali della missione grandissima che avrebbe dovuto compiere. A più di 100 anni di distanza, dunque, fare memoria di questo evento prodigioso significa non dimenticare il significato profondo della missione affidata a Padre Pio da Dio. Significa comprendere che le stimmate non sono state soltanto un segno di predilezione, di partecipazione al mistero della passione di Cristo, né tantomeno un dono intimo e personale, ma un richiamo forte per tutti gli uomini a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto per la nostra salvezza. Il confratello stigmatizzato ci riporta a Cristo, che è il prototipo di ogni vittima, di ogni martirio consumato per amore. Padre Pio ha parlato anche attraverso i segni della passione. Ha richiamato le genti alla conversione e al mistero grande della nostra salvezza. E lo stesso Cristo non gli ha trasferito solamente dei segni, ma anche la passione per l'umanità. Sento in me un bisogno, cioè, di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori. Non sono stati solo dei segni, ma anche il senso di una volontà ad offrirsi vittima per i peccatori. Questo ci ha lasciato Padre Pio. Questa è l'eredità
carissimi confratelli, di cui siamo custodi ma anche dispensatori. Ciò che abbiamo ricevuto non è solo per noi. La santità di Padre Pio è un segno dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Non possiamo dimenticare questa responsabilità. Non possiamo solamente gloriarci della sua santità, ma impegnarci nella sequela, nell'imitazione e nella missione, che seppur in maniera diversa continuerà a portare frutti abbondanti di vita nuova. Credo sia contento Padre Pio oggi di vederci così numerosi nei luoghi in cui egli stesso si è santificato ed ha santificato, per rinnovare dinanzi alla comunità cristiana il senso della vita fraterna, che trova il suo centro e la sua forza nell'amore di Cristo, povero e crocifisso, vero collante del nostro stare insieme. Non dimentichiamolo questo. La vita fraterna trova il suo centro, il collante nell'amore di Cristo, povero e crocifisso. Diversamente stiamo camminando a vuoto. Se faremo tesoro dell'esempio di abnegazione, di sacrificio del venerato confratello, ritroveremo più facilmente, ogni qualvolta ci sentiremo disorientati, la strada della comunione insieme alla rinnovata gioia del vivere insieme come fratelli. Il nostro amato santo, degno figlio di San Francesco, che ha gridato nella sua vita insieme con lui e con l'apostolo Paolo: io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo, diventi per noi icona di riferimento, modello e sprone efficace per fare nel mondo la nostra parte, a gloria di Dio, per l'edificazione dei fratelli e per la nostra santificazione. Così speriamo e così sia.